Casa Cilia l'abbiamo conosciuta nel sito internet, così navigando su internet, volevamo trovare un punto d'appoggio per una quindicina di giorni per fare delle visite di controllo per Alina, che aveva subito degli interventi chirurgici di posizionamento di protesi a entrambe le gambe. E in questi 15 giorni, durante le visite di controllo varie che stavamo facendo, c'è stato un aggravamento repentino della sua situazione di salute. Una gamba è stata, come dire, infettata, si è infettata, si è gonfiata e non camminava più, e anche la destra ha avuto la rottura della rotta. Quindi praticamente era allettata, bloccata a letto, e allora siamo dovuti andare a fare delle visite specialistiche e siamo capitati poi al Galeazzi, dove c'è un bravissimo chirurgo che gli ha fatto gli interventi di riparazione, però ovviamente di limiti nel tempo. Praticamente alla fine vi siete fermati, cioè siete qui in casa Cilla? Noi siamo qua praticamente dalla fine di settembre, qua a casa Cilla, dalla fine di settembre siamo ormai quasi a maggio. Caspita! Andremo via più o meno verso metà 20 maggio. Ecco, perfetto. Tra le cose, siete arrivati qui in un momento di pandemia, per cui... eravamo bloccati proprio per il discorso pandemia, eravamo in una posizione, in una situazione di trasloco, perché noi avevamo la residenza, abbiamo ancora la residenza a Castelletto Sopra Ticino, Piemonte, stavamo traslocando in Sardegna. Ah cavolo, questo non lo sapevo. Non siamo riusciti a definire nulla, perché in quei giorni dovevamo fare 15 giorni qua per definirci le cose, e invece siamo rimasti sospesi. Non siamo mai stati soli veramente, perché abbiamo sempre avuto la vostra assistenza, ah, beh, certo, presenza, sì, che è stata continua, c'è stato di grande aiuto e di supporto pratico e morale. E quindi sotto questo aspetto è stata un'esperienza molto molto bella, straordinaria, che penso non dimenticheremo mai. Oh, grazie! Lavorano veramente ragazze, che amo sempre loro, perché loro così pieni di energia, sempre pronti a aiutare, cosa chiedi, anche piccola cosa. Io proprio mi stata distrutta, che non voleva nemmeno vivere, di depressa. Loro mi hanno sempre dato sostegno, sempre così dolci, così buoni. Non lo so, io non ho mai incontrato questa gente così disponibile come questi ragazzi che lavorano in questa casa di Cilla. E io non lo so, quando è entrata la prima volta a questa casa, io sapevo, non lo so se è stato senso, non lo so cosa, però io sapevo che mi questa casa porta fortuna. E adesso io, fra 9 mesi che sono qua, comincio a stare in piedi un pochino. E sono molto grata alle ragazze che lavorano qua e anche Cilla, che penso mi ha aiutato sopra. Sicuramente Cilla e Veronica, che sì, sono Veronica le nostre. E Cilla, perché io ogni sera prego, ringrazio Cilla e Veronica per questa casa che mi ha proprio messo in piedi. Non posso camminare ancora, però un attimo, 2 secondi, posso già vedere mia altezza solo grazie a questa casa e questi ragazzi che lavorano qua. E io non dimentico mai mia vita, e quando sono qua a Monza o Milano vengo sempre a trovarci, a ringraziare questo posto dato da Dio, veramente. Bene, dai, siamo contenti, grazie soprattutto per le ragazze, che qua siamo un po' tutte datate. Bravi ragazze. Va bene. È stata veramente un'esperienza molto molto bella. Noi, come dire, ci ha come dire, gratificato molto interiormente, ci fa anche, come dire, vedere il lato umano, che è molto importante, in particolare su pazienti gravemente lesi. Certo, certo. E soprattutto c'è una solidarietà concreta, non solo a parole, perché molte volte ci si riempie la bocca di buone intenzioni, no? E poi di fatto poi vengono lasciati un po' così
come parole al vento. Invece no, questa realtà qua, questa casa Cilla, cioè noi abbiamo proprio, come dire, provato veramente in modo tangibile cosa vuol dire veramente la vicinanza umana e la vera solidarietà.